Con Barroso sui vincoli di bilancio. Saluto Sebastiano Barbanti, capogruppo in Commissione Finanze per il Movimento 5 Stelle. Buon pomeriggio. Salvini ha minacciato, fra virgolette, Barroso, non venga in Italia. Voi mostrereste lo stesso muso duro a Barroso? Mostreremmo il muso duro con tutti coloro che non vogliono riportare l'Europa a quella che noi vorremmo che sia, cioè a quella che è descritta all'interno dei trattati originari, quindi un'Europa che deve perseguire come unico scopo quello dell'unione dei popoli, della solidarietà, e non un'Unione Europea che ci sottopone soltanto a dei vincoli. Abbiamo visto come è ridotta la Grecia, i media non danno tantissimo spazio, non raccontano di file interminabili alle motorizzazioni greche, di persone che devono depositare la targa perché non riescono più a pagare il bollo. Non parlano di una carenza delle principali strutture sanitarie. Non dicono che anche il governo greco ha consentito che venissero messi sugli scaffali dei supermercati dei prodotti scaduti. Prodotti scaduti per consentire, quindi da vendere sotto costo, Barbanti, per consentire... Non per interrompere, tutto questo è molto duro, le condizioni che sono state imposte alla Grecia sono effettivamente terribili. C'è chi obietta, però i greci hanno vissuto troppo a lungo irresponsabilmente, al di sopra delle loro possibilità, accusa che viene mossa spesso anche al nostro paese. E anche quello è il problema, le chiedo, e quindi poi imputare tutto all'Europa significa non volere vedere anche i propri difetti? Questo significa che quindi l'Europa è autorizzata a schiacciare sotto i piedi qualunque tipo di diritto umano, anche i più basilari e i principali? Le rispondo con questa domanda, per quanto mi riguarda non è assolutamente correttissima la sua domanda, infatti la mia è una riflessione su quello che è il modo di convivenza in Europa, che è in discussione del resto, lo stesso Renzi, piaccia o no, va lì a dire attenzione, il 3% è anacronistico, no? Attenzione, l'Europa deve fare politica e basarsi più su un sentimento condiviso, no? Di solidarietà, oppure non esiste. Magari su questo Renzi può avere anche, non dico il vostro appoggio, voi siete molto chiari su Renzi, ma è una linea politica che può essere condivisa, se poi veramente sarà questa. Vede, il problema non è tanto la linea politica condivisa, bensì è la credibilità poi delle azioni che si mettono in campo, perché da un lato Renzi dice che il 3% è anacronistico e dall'altro lato ha detto che rispetteremo perissequamente questo vincolo. Renzi ha detto che non siamo lo scolaretto messo dietro la lavagna della Germania. Peccato che non ha detto alla Germania che in questo momento lei, la Germania, ha un surplus nella bilancia dei pagamenti del 7% rispetto al PIL. E questo è un danno non solo per l'Europa, ma per l'intero sistema mondiale dell'economia. È questo che sta schiacciando anche e comprimendo anche gli altri paesi, soprattutto dell'Unione Europea. Questo ovviamente non sono solo parole nostre, sono parole che sono scaturite da tutto un ciclo di audizioni che stiamo facendo in Commissione Finanza, dove diciamo, gli economisti più esperti stanno venendo a raccontarci qual è un po' la situazione in Europa, quali potrebbero essere anche diciamo, le vie, le soluzioni a questo sistema. Questo Renzi non è andato a dire ed è quello che invece avrebbe dovuto dire. La vostra ricetta per l'Europa qual è? Cioè voi vi giocate molto anche dal punto di vista elettorale, no? L'appuntamento europeo è molto importante per dimostrare che non siete un movimento in crisi come vorrebbero i vostri detrattori, ma anzi siete in grado di guadagnare consensi. Consensi per fare un'Europa diversa, per uscire dall'Europa o per cos'altro? Allora, penso che anche questo sia una cosa abbastanza chiara. Noi vogliamo cambiare l'Europa, come dicevo in apertura, vogliamo che l'Europa sia quella della solidarietà e dell'unione dei popoli, non della troica. Se ci devono essere dei vincoli, devono essere dei vincoli minimi al di sotto dei quali non si può scendere, di umanità, di solidarietà, certo. Non freddi numeri. Noi abbiamo già detto nei famosi 7 punti, alcuni di quelli chiave sono il famoso superamento di questo 3%, scomputando alcune spese che vengono fatte, ad esempio in investimenti, in infrastrutture, in nuove attività produttive, in innovazione, in ricerca, nella salvaguardia anche del nostro patrimonio artistico. Poco fa abbiamo visto il servizio, ad esempio, su Pompei, nelle infrastrutture. Abbiamo l'abolizione ovviamente del Fiscal Compact,
che è una misura che può essere tranquillamente superata qualora si vogliano mettere in campo, e questa è solo una volontà politica, gli euro bond, di cui tanto si parla e che dovrebbero essere la base per ritrovare quella solidarietà di cui parliamo. Poi, ovvio, un referendum assolutamente sull'euro. Sappiamo la validità giuridica, non stiamo a discutere su questo, ecco, ma il nostro messaggio è che nessuno ha chiesto agli italiani se volevano entrare nell'euro. No, dico, mi sembra quantomeno giusto ora informarli e far esprimere gli italiani in merito. Prego? Perché insistete tanto sul referendum, che è materia così controversa proprio dal punto di vista giuridico, fra virgolette? Perché noi siamo affinché il popolo, siamo della convinzione che il popolo deve esprimere quella che è la sua volontà. Nessuno ha chiesto al popolo se voleva entrare nell'euro. Adesso è il caso di sentire il popolo per capire che cosa vuole fare, come vuole rimanere, a quali condizioni. Noi, avete visto anche ad esempio per la legge elettorale, siamo per la consultazione dei cittadini libera, ovviamente con la dovuta informazione fatta a priori. Avete visto ogni step che abbiamo fatto nella nostra legge elettorale ha avuto prima un periodo adeguato di formazione e di informazione, e poi si può passare coscientemente a esprimere quella che è la propria volontà. Non pensa che uscire dall'euro sarebbe un disastro dal punto di vista economico, come sostengono quelli che invece vogliono saldamente rimanere dentro l'euro? Ma noi non abbiamo mai detto di uscire dall'euro. Io non sto dicendo di uscire dall'euro. Potrebbe anche sancire la volontà popolare. Un referendum potrebbe sancire la volontà popolare di uscire dall'euro, insomma. Ma vede, la differenza è questa. È che se anche la volontà popolare decidesse di uscire dall'euro, i cittadini avrebbero deciso loro di uscire dall'euro, certo. E in questo caso sarebbero stati informati di tutte le conseguenze, dei pro e dei contro, sia di rimanere nell'euro che di uscire. E in questo caso, con una coscienza anche diffusa e con una volontà del popolo, qualunque eventuale aspetto negativo verrà ben accolto dalla popolazione, perché è stato compartecipe della scelta e non gli è stata calata dall'alto un'imposizione, che vive ovviamente male, come tutte le imposizioni, chiunque di noi, penso, no? Allora, vede, il titoletto che abbiamo scelto è I costi della politica, e non a caso, stiamo parlando molto d'Europa, naturalmente c'è il Consiglio d'Europa, ma perché adesso, le faccio vedere, vediamo insieme un pezzo che ci farà un po' arrabbiare, anzi credo che siamo in momento pausa. Ben ritrovati, Sebastiano Barbanti, Movimento 5 Stelle, capogruppo in Commissione Finanze, intanto a Bruxelles. Per cominciare il Consiglio d'Europa, Renzi incontra Barroso, ecco, vedete le immagini che arrivano in diretta, già braccio di ferro, scrivono i giornali, tra Barroso, ecco, vedete Angela Merkel, la cancelliera tedesca, che sta arrivando in questo momento, è già braccio di ferro tra Renzi e Barroso. Barroso dice dovete rispettare i vincoli di bilancio, lo stiamo già facendo, garantisce Renzi, adesso si incontreranno faccia a faccia. Barbanti. I costi della politica è il titolo che abbiamo scelto per questo frammento del nostro pomeriggio, del nostro approfondimento pomeridiano. Ecco perché, le facciamo vedere questo servizio, poi ne parliamo insieme. Ma solo prima visione? Turco, domenica, solo a Cariani, quello di Checco Zalone. Al Senato, il più ingenuo, scarica solo film dalla rete. Insomma, hai trovato il volo? Tariffa estiva? Sì, infatti alle 7.45 più 15 ore devi fare, no? Gli smaliziati si dedicano al secondo lavoro. Fammi capire una cosa, t'ammazzi del lavoro, li mortacci. Guarda, io proprio, mi dico, perché non fai pensione? Muovi in appartamenti, lo sai? Vendi appartamenti? Sì. Insomma, di fannulloni nemmeno l'ombra. State a fa' qua, raccontatemi. Grazie, io sono Maria Contando, siciliano. Sembrano tutti impegnatissimi a coltivare passioni o affari, sempre i propri, sia chiaro. Era preso in un torneo di non so cosa. Ma chi era? Non mi ricordo, mi sembra. Tu sai, giochi di nuovo, campione italiano. Le Iene hanno scovato i furbetti in servizio permanente attivo a Palazzo Madama. Beh, vedo che è un gioco di concetto, no? No, il gioco è fatto il tempo, non c'è nessun concetto. Stipendio da 150.000 euro l'anno, spiccato senso civico, e 20 fra i più meritevoli in queste ore hanno ricevuto perfino la promozione. Questi funzionari vanno a far colazione la mattina, potrebbero comandare la regione Sicilia.
Per questi funzionari, spending review sono solo parole strane da cercare su internet, se rimane tempo libero. Ma che stai a fare? Sto cercando un cappotto la mattina. E lo compri su... Allora, il servizio era di Ida Barone su un'inchiesta delle Iene, insomma, su come alcuni passano il tempo in Senato fra un dossier e l'altro. Oh, Barbanti, non facciamo di tutta l'erba un fascio, naturalmente, però insomma è curioso, no, quello che abbiamo visto, interessante. Beh, assolutamente, noi della lotta agli sprechi nella politica, al costo della politica in questo caso, ne abbiamo fatto una bandiera, e mi sembra che altri invece facciano solo davvero demagogia e populismo, perché sa, per tagliare i costi della politica, per abbatterli, semplicemente bisogna fare una cosa, seguire il nostro esempio. Noi ci siamo dall'inizio tagliati della metà le nostre indennità. Abbiamo rendicontiamo nel nostro sito tutte le nostre spese e tutto l'eccesso, quello che avanza da diarie, rimborsi spese e quant'altro, lo versiamo in un fondo, piccolo inciso, in un fondo che abbiamo fatto aprire al MEF tramite una protesta. È la prima volta che quando dei cittadini vogliono versare dei soldi, vogliono liberarsi dei soldi, debbano fare una protesta. Ahimè, dobbiamo vedere anche questo nel nostro Stato. Comunque sia, versiamo i soldi in questo fondo che è destinato alle garanzie per i crediti per le piccole e medie imprese, che soprattutto in questo momento di credit crunch penso che male non faccia. Altro tema, e sono circa 40 milioni di euro, anche più, i rimborsi elettorali. È semplicissimo rinunciarci, basta non prenderli. C'è un modulo da firmare, uno non firma il modulo e in automatico quella quota parte, quei soldi, rimangono nelle casse dello Stato. Abbiamo fatto un'ulteriore guerra per gli affitti d'oro, abbiamo visto quanto costano quegli uffici, che poi la maggior parte delle volte rimangono anche deserti. Ebbene, ci si è rivoltato un po' tutto il Parlamento contro, perché abbiamo cercato di scardinare quel sistema, ovviamente adesso andremo avanti. Quindi bisogna innanzitutto che la politica dia il buon esempio, e per dare il buon esempio copiate quello che stiamo facendo noi. Lo abbiamo anche proposto nell'ufficio di presidenza tramite il nostro vicepresidente Di Maio, di rivedere tutto il trattamento, rendendolo praticamente omogeneo a quello nostro. Combinazione, è stato bocciato. Cioè, quindi voi dite E soprattutto nella spending review è stata una mossa infinitesimale. Si è visto come anche Renzi abbia praticamente impattato zero su questa voce, ma d'altronde questa è la credibilità che hanno quando diciamo che è un piazzista. Significa anche questo, sta annunciando, ma poi è un po' come quando ti vendono le pentole in televisione, sono bellissime, quando ti arriva la scatola a casa, apri e scopri che c'è il pacco. E non vorremmo che, ahimè, ci trovassimo nella stessa situazione. D'altronde, sono chiare le tre bugie grandi di Renzi: taglio del finanziamento pubblico ai partiti, non l'ha fatto, anzi. E soprattutto la legge elettorale. Lui era quello che diceva che i deputati, in questo caso i parlamentari, i candidati, dovevano essere del luogo e dovevano essere scelti dalla cittadinanza. E poi si è visto come invece sono state bocciate le preferenze ed è permesso, ed è consentito adesso a candidarsi fino a 8 collegi diversi. Terzo, ed è recentissima, terza bugia di Renzi, il taglio delle auto blu e delle conseguenze. Signori, quello è un nostro emendamento fatto al Senato. Anzi, ed era molto più incisivo. Un po' le sta mettendo in vendita, no? Per onestà, bisogna dire. Magari non farà tantissimo, però... No. Ma se avesse seguito il nostro emendamento... Voi le vendevate tutte? Avrebbe tagliato molto di più. E allora stiamo parlando, evidentemente, visto che non ha voluto accettare il nostro emendamento, stiamo parlando di campanilismo politico. Allora non è vero che accetterà tutto quello che di buono può venire dagli altri partiti. Voi siete più radicali. Bramanti, io la lascio perché so che lei doveva andare via, abbiamo anche un po' sforato. Grazie per essere stato grazie con noi. Torni quando vuole, naturalmente, come tutti gli esponenti volentieri del Movimento 5 Stelle e di tutti gli altri partiti. Buon lavoro. Stiamo parlando dei costi della politica.